Questa volta è andata bene, abbiamo vinto 1-0. Potevamo, secondo me, vincere con un maggiore scarto di gol, non solo uno, magari meno tre, anche se magari loro forse un gol se lo meritavano. Però l'importante è aver vinto. Abbiamo vinto, secondo me, una prestazione decisamente migliore a confronto dell'ultimo contro il Bari. Però, ciò nonostante, non voglio dire che allora il Livorno ha giocato strabene, adesso vedete che ha giocato meglio. Che però, dai, tutto sommato, cioè a me personalmente va bene. Un'altra cosa che diciamo, visto che bisogna un po' migliorare, è quella diciamo, chiamiamola così, concentrazione sempre durante la partita, ma specialmente quando le energie cominciano un po' a mancare, magari cercando di risparmiare l'energia, ovvero dico nel secondo tempo, magari cercando di, non lo so, tenere meglio le posizioni nonostante la stanchezza, giocare meglio pallone nonostante la stanchezza, e poi l'altra cosa è quella di cercare di concretizzare di più l'occasione dal gol, perché già ieri c'è una partita contro questa lì, contro Varese, un po' di più. Di solito comunque le occasioni che si creano non sono molte. E quindi cerchiamo di, già appunto, già sono un po' di solito quelle si fanno, quindi cerchiamo un po' di concretizzarle, anche perché facendo così la partita si metterebbe su un binario diverso, ecco, diciamo così. Comunque, da come ho detto, sono contento della vittoria. Mi dispiace solamente aver vinto soltanto 1-0, perché quando magari uno appunto si vede che può allargare il risultato e non lo fa, un po' dispiace, però va bene così, dai. L'importante alla fine sono 3 punti, cioè tanto 1-0, 75-0 sono niente, i punti sono quelli, non deve essere qua la differenza di reti. E niente. Un'altra cosa che mi dispiace era parlando dei giocatori. È quella di quanto riguarda i Siligardi, perché per quanto riguarda i Siligardi, io tuttora ovviamente ritengo, come sempre detto, un lusso per il Livorno. Il problema è che specialmente nelle ultime 3 partite, a partire già con Latina, Siligardi è molto molto diverso, molto molto peggiorato confronto a quello che mi ricordavo io, perché su 5 passaggi in azzecca se va bene uno. Quando prova ad andare via l'uomo, cioè quando magari prova a scartare l'uomo, metà delle volte perde il pallone. Metà delle volte fa la mossa sbagliata e niente, no? Se questa mi dispiace, perché comunque se si legare da stagione, diciamo come sui tempi d'oro, ovvero 2 anni fa quando sarei in Serie B, si legare D sarebbe, penso, uno dei giocatori più forti della categoria. Il problema è che però non c'è, io mi auguro che sia, non so, diciamo, poca concentrazione e poca lucidità, e non perché ormai ha perso, diciamo, quella dote che c'aveva, ecco. E niente, quindi dai, speriamo che possa tornare come ai tempi. Ora, parliamo della partita, diciamo, analizziamola come dio sempre, tra virgolette. Partiamo dal primo tempo. Allora, primo tempo, una partita direi, dai, diciamo, piuttosto equilibrata, ma noi si dominava un po' di più, ecco. Dominavamo un po' di più, abbiamo avuto tante occasioni da gol, fra l'altro quella lì che si è concretizzata nel primo tempo con il gol di svantaggiato, e come da titolo, grazie Daniele, perché, vabbè, perché diciamo ci ha fatto vincere lui questa volta la partita, e niente, niente di straordinario, e niente, passiamo al secondo tempo. Secondo tempo, come sempre, la squadra, forse per la stanchezza, forse perché magari il vantaggio sarà un po', tra virgolette, rilassata, ecco. Squadra che centrocampo scompare. L'unico che io veramente sono, in maniera positiva, super sorpresa, è stato Moschera. Moschera che io l'anno scorso avevo dato di dire. Penso che quelle poche volte che ha giocato l'ho sempre infamato e offeso, tra virgolette, perché quando giocava non azzeccava niente. Cioè quest'anno non ha sbagliato una partita, è vero, siamo sempre all'inizio del campionato, però ti dico, non ha sbagliato una partita. Però di Dio, ogni tanto ce l'ha, però se sbaglia, ma su 10 o 6 fast al massimo ne sbaglia 2. Per Moschera, cioè Moschera penso, guarda, ora è irrimovibile, cioè il centrocampo è lui, recupera quasi sempre palloni, quasi sempre fa l'ossa giusta, smista bene il gioco,
fisicamente c'è abbastanza, nonostante, cioè, nonostante non sia Arzo, è bello ticcio. Ho detto Arto, vero Arzo? Vabbè, Arto, niente, devo scherzare, veramente, ma sono impresso in maniera positiva e speriamo sia così e tutto il campionato. Io penso che irremovibile, gioca alla stragrande molto meglio di Biagianti, che è un giocatore che ha già esperienza, anche perché Mosquera, se non sbaglio, è un giocatore giovane, Daniel, penso dei 20-25 anni, non lo so di preciso, penso che sia comunque abbastanza giovane, e mi ha sorpreso. Comunque, trovo il solo tempo. Solo tempo, a parte, come ho detto, Mosquera un po', diciamo, centrocampo, veramente non c'era più, infatti si vedeva perché quando si attaccava, cioè erano solo attaccanti, diciamo, quelli che attaccavano e c'erano poco supporto, di tanto un po' Biagianti, un po' Mosquera, anche difenderci, di là. Insomma, quando si attaccava il centrocampo c'era poco, quando si difendeva, veramente l'azione partiva dal centrocampo e infatti si vedeva, perché tutto il suo tempo hanno aggredito di più loro e tante volte siamo cacati un po' addosso, se bisogna essere sinceri. Però, diciamo che sì, secondo tempo secondo me è un po' peggio del primo, però sempre in confronto alla parte del Terbari già meglio. E niente, già le cose che devo dirlo a dire, che comunque nel suo tempo sono state svariate occasioni nelle quali si poteva concretizzare, come ho detto prima, e magari allungare il vantaggio. Il problema è che non siamo stati in grado appunto di concludere a modo, di concretizzare, e niente. Diciamo che comunque ci è andata bene, perché comunque, come ho detto prima, un po' il Varese ci ha fatto cagare addosso sul fatto che alla fine non hanno ben pareggiato. Però, giusto così, penso che la mia vittoria, non dico strameritata, però abbastanza meritata. Detto questo, io sto pensando a altre cose da dire, però non brevemente altre. Diciamo che, una cosa aggiuntiva, Marco, voglio dire, stiamo andando a partire al Bari, e quella riguarda l'infortunio. Alla fine, quello lì che secondo me era ancora più grave, meno male, non si è fatto niente perché ieri giocava, e gli altri, ovvero anche Ceccherini, che conosco di dirlo, insieme a Lambrughi, si sono fatti del male, infatti stanno un po' fermi, ecco, vabbè, è una cosa aggiuntiva. Ultima cosa che dico, io non capisco comunque perché Gautieri, che vi dico la verità, tuttora non mi ha ancora vinto, e mi auguro che possa vincere in futuro, anche se la vedo molto dura, perché fa determinate cose che non mi garbano, sia a livello di cambi, in modo di gestire un po' la squadra, giocare in campo. Ecco, altre volte li fanno tra Belingheri e ogni tanto Jefferson, Ialeri, cioè, allora, io sono d'accordo sul fatto che su un giocatore da mangiare, magari non lo so, poi ora non sono in condizione, vedi, va. Cioè, però io Belingheri, tutte le volte entra non fa niente, vado già non fa niente. Mi dispiace perché 2 anni fa è uno degli uomini che ci ha riportato in Serie A, però non è più quello dei 2 anni fa. È più lento, una secca maniera. Cioè, ieri è entrato tre palloni, tre persi. E poi io per là dice Jefferson, ieri c'è a me, o Serie A, ma non mi calma, però. Io spero di sbagliarmi, come dice la gente, io dico sempre a Jefferson, poi a me non mi calma. Non mi calma tutto. Io, come dico sempre, spero di sbagliarmi perché se no è un casino, E poi, ecco, un'altra cosa ancora che non capisco è quella di Maicon. Allora, io non so se si è rotto, infatti se è rotto, allora è capibile, no? Se no non la capisco. Allora, ieri è voluto giocare con Gonnelli in difesa, che Gonnelli ha fatto anche rischio da partita, se non sbaglio era l'esordio di quest'anno con la maglia di Livorno, in Serie B. Però io dico, c'è Maicon, no? Che adesso è un terzino, perlomeno può anche giocare a terzino. Perché devi rischiare di fare, tipo, fa giocare a Moscato? Perché ieri Moscato è giocato del tiro, praticamente. Ti fa giocare a Moscato in difesa, magari non mette Maicon, o se no, non lo so, cioè, ce l'ha la gente a giocare. Anche ora sul racco, è vero che ora è diventato una ala che attacca, però sul racco mi ricordo che a tempi qualcosa in difesa poteva stare, ovviamente, laterale. Cioè, magari prova a cambiare un po', perché è voluto fare giocare così? Boh, io non capisco, però vabbè, sono scelte allenatori che meno male sono rivelate azzeccate. E niente, vabbè, ho detto questo e di altri. Scusate, mi sono un po' confuso e ho un po' allungato i discorsi perché mi sono venute in mente le cose dopo, però spero che comunque abbiate capito cosa voglio dire. Niente, via, allora ci vediamo alla prossima partita. Via. Vi ho detto questo, come sempre, sono tutti e niente. Ciao!